Allora, oggi vi farò vedere dove è Xur. Xur è qui sulla torre, quindi siete sulle destinazioni, torre, trovate il solito posto in alto a destra in cima alle scale dell'hangar. Faccio vedere anche un pochino dov'è la zona. Quindi è queste scalette qua dove c'è poi il PJ che sta sulla seggiola, salite qui a sinistra e poi dopo andate a parlare con il nostro Xur. Lo Xur di oggi è molto buono. Cuore Jadò è una delle poche armi laser che trovate in gioco ed è fa molto male, soprattutto contro i boss. Questo perché, e vabbè, qui non ci dice nessun indizio in realtà, però più lo puntate contro un avversario e più quest'arma fa danno, quindi in PvE è molto forte, insomma. In PvP non viene praticamente mai utilizzata se non quando c'è da fare per forza le quest con laser, quindi se non segue lo stetto. Radar Zuccone è assolutamente da prendere. Perché vi permette di avere sempre il radar attivo anche quando state mirando. Quindi questa qui è fondamentale se siete, ecco, degli amanti del PvP. Fa quello che c'è scritto, quindi quello che dice, e dà una grossa mano, soprattutto se siete con cecchini vari, io lo consiglio. Comunque, a prescindere, questa esotica è buonissima per il PvP. E le statistiche ce l'ha un po' così così. Poteva andare peggio perché poteva essere 48, però ha delle buone statistiche su mobilità, disciplina. Non so se ci può uscire qualcosa di interessante. E armamentarium dà una granata aggiuntiva per il titano. Questa è buona, soprattutto adesso che ci sono le granate che stordiscono i campioni sovraccarichi. Quindi avere una granata aggiuntiva in più. Mi viene da pensare con il ramo sopra del titano, ad esempio, potreste fare addirittura 3 granate. Ok, che causa un disturbo, va che è un po' eccessivo in quel caso, però. Se volete utilizzare ad esempio il ramo centrale, che è molto buono, secondo me da utilizzare nel PvE, questo pezzo è interessante da utilizzare. Non penso rimetteranno di nuovo le granate con la stagione 8, sì, perché questa è la decima. Nella stagione 8 le granate debuffavano direttamente i boss o comunque i mob in generale, e non penso che rifaranno di nuovo una mossa di quel tipo, quindi nella stagione 8 appunto era molto forte come pezzo, proprio perché ti dava una granata aggiuntiva sul ramo da vuoto, che era quello fondamentale. Poi abbiamo la corona delle tempeste, questo qui per lo stregone. Decisioni con abilità ad arco aumentano la velocità di ricarica delle tue abilità ad arco ed estendono la durata di trance della tempesta. Quindi qualsiasi, correggimi Tommy, qualsiasi quindi ramo scegliato di della super ad arco, qualsiasi ramo, questa qui conta, ne Ne aumenta la durata. aumenta la durata e aumenta la ricarica delle tue abilità. Quindi con uccisioni con abilità ad arco e basta. Quindi se fai kill con le abilità ad arco, non se fai kill con armi ad arco. Quindi tutti e tre i No, rami, solo con l'abilità. trance della tempesta. Tutti Sì, è tutti e tre. e tre, ok. Però trance della tempesta è uno solo, mi sa. O no, tutti e tre si chiamano trance della tempesta. Perché mi sa che è solo di un ramo, adesso sono con il titano. Anche Power, quindi niente. E niente, quindi. Non so se è del primo oppure dell'ultimo. Mi sa che è l'ultimo in Mi sa che è basso. solo. So per dire solo il primo. Sì, solo il primo in alto, Perché allora sì. l'ultimo. L'ultimo in basso è quello con la fonte curativa che ti dà la sferetta che spara, Esatto. vero? Mi sa quello in alto con il teletrasporto, infatti. E se non ce l'avete, la raccomandazione è quella di prenderle sempre. Questo giro va bene perché sono tutti in realtà esotici vecchi, quindi se siete già giocatori che giocano da parecchio tempo dovreste averceli già. Però allora, statistiche a regola si salvano. Diciamo l'unica che fa schifo è l'armamentarium, che è 49 più basso basso. Se non ce l'avete, comunque la raccomandazione è di prenderla sempre. Prendere sempre tutto e anche l'engramma esotico. L'engramma esotico dà un'arma casuale che non si possiede già. E poi c'è il 5 di spade, che è il modificatore per il calanotte.
e l'invito dei 9 che ti permette di fare una piccola impresa sua. Che qua devo finire. Andrò avanti per un po' questa storia. Va bene, e quindi questo è tutto da Xuro. Ci vediamo al prossimo video. Xur, mentre diceva questa cosa, mentre dicevo questa cosa, ha detto: "Spero di essere ancora qui." Come se io facessi le cose lunghe. Va bene.